Dove caspita è l'esercito? Tieni, Timmy, tutta per te. Volevate, mangiare. Ma non era Timmy quello fuori, era Mary Jane. Raga, ma che ci fate già qua? Ah, aspettate, ve l'ho detto io, sì, sono quello lì di prima. Questo è il secondo appuntamento. Avete visto il primo episodio? È uscito oggi alle 14 in punto. Ve lo lascio in descrizione, mi raccomando, se no non capite come siamo arrivati a questo punto. Mi pare normale, no? Torno a giocare di nuovo a Hearthstone, sì. Mi devo allenare che devo fare il culo a FaVJ, tranquilla, tutto regolare. E buona visione. Ma se vi va lasciate anche like, eh. E qua sotto il tasto, basta pigiare. Guarda di qua. Lo sai che non lo ricordo? Vabbè, lasciatelo col cellulare e spipolate. Ciao. Ottimo! Altra spedizione. No, che faccio? Però no. Non la prepari? No. Guarda che è meglio prepararla, se posso darti un consiglio. Cioè, prepariamola. Ecco, bravo. Vediamo come siamo messi. Bla 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 bla. Siamo ottimisti per la spedizione di oggi. L'unica cosa che resta a fare è scegliere la persona giusta. Ah, Dolores mi pare più che adeguata. Stavolta non con la scacchiera, né tantomeno con un fucile. No, la radio no, assolutamente. O le diamo una mappa, magari. Vai. Non le diamo niente. Mappa. Scegli. Mappa. Eccoci. Mi fido di lei. Io no. Basta. Radio sì. La radio per apprendere qualcosa di nuovo sul mondo. Ah, vai. No. Ma sì. Vai. Metti caso i militari mi mandano un servizio interessante. A volte la spaccano, sono capaci di tutto. Stavolta no. Per ora. Giorno 20, ricordati che è il momento di bere. Acqua per tutti quanti, diamo il cibo a Mary Jane. No, scherzo, diamo il cibo a nessuno. Domani il cibo. Volevate, mangiare. Oh, è il compleanno di Timmy. Happy birthday. Tutti. Vuoi la torta? Vai, la porto, aspetta. No, non gliela dare. No. Direttamente dalla pasticceria dove lavora il Brunetti a Firenze. Tieni, Timmy, tutta per te. No, era... per Timmy. Timmy, tanti auguri. Grande Timmy. È buonissima, grazie. Cosa gli regaliamo? La scacchiera gli ha salvato la vita, scusa. Che bello questo regalo, grazie, era proprio quello che volevo. Devono mangiare ora. Eh sì, tutti quanti. E questo è un grande problema, perché vuol dire che la zuppa è quasi finita. E una volta la zuppa sarà finita, saremo tutti quanti morti. Oh mio Dio, è tornata. Non ci sto credendo. Non ha una bella scena, però, eh. Diciamo le Kit cose medico. Ha riportato la mappa e non è male. Una scatola di cibo. Va bene. Le aspetta, carte. Aspetta. Le uniche cose rimaste in quel luogo vicino al benzinaio sono la cabina del cassiere e alcune macchine distrutte. Probabilmente qualcuno ha pensato che 60 secondi fossero sufficienti per fare il piano e scappare. Beh, si sbagliava e noi siamo la dimostrazione. Ricordati che non abbiamo medikit, quindi siamo praticamente sì, morti. Non c'è, lo vedi nel muro, non c'è il medikit. L'unico che può andare fuori è Ted. Vai. E io direi, boh, non so. Questo è mio. Vai, che figata. E tipo fanno il raid dall'accampamento dei banditi. Non l'ho mai fatto, quindi probabilmente succederà qualcosa di molto brutto. E infatti. Un'altra volta, si è rotto, ma com'è possibile? Vediamo. Abbiamo vinto la battaglia, questi banditi non sono nulla in confronto a noi. Li abbiamo sopraffatti e costretti a abbandonare l'accampamento. Bella lì. Eccoci qua, perlustriamo la zona con l'ultima persona che può farlo, ormai, Ted. E che cazzo gli dai? Dagli il libro delle giovani ermotte. Le carte. Non mi pare la scelta adeguata. Le lancia addosso. Se non è Jolly the Joker. Non ha le carte, muore. Prego, se muore è colpa tua. È il primo giorno. Mary Jane è rimasta un po' scandalizzata a qualcosa. Speriamo che torni presto. Equipaggiamento, un mazzo di carte. Wow. Te sei l'antigioco per eccellenza. Comunque direi che forse è meglio se bevono entrambi. Adesso la scelta sta a te. Un messaggio dell'esercito. Hanno chiesto di dirigersi verso un'area specifica. Potrebbe essere certo. Interessante, no? Loro dicono che sono solo parole al vento. Probabile, visto che non li vedo da un anno e passa, quindi. Verranno. Mi fido. Non tornerà mai il babbo. Dolores ha un piede nella fossa. Nessuno mangia, nessuno beve. Hanno messo un biglietto in una bottiglia. E di nuovo i banditi, no, non ci puoi fare niente. No. Si è rotto il fucile, quindi. Sono tornati. Siamo più forti noi, sì, bravi. Se muore Ted è finita. Oh mio Dio. Che cosa? No, raga, è successo qualcosa. Il figlio c'ha tre piedi nella fossa. Questa deve mangiare, gli altri non lo so. Ci offre un lucchetto per la scacchiera. Io direi che anche se ci ha salvato la vita,
potrebbe essere utile il lucchetto, quindi fammi prendere anche a me delle decisioni che qui sta sfuggendo. Tu non puoi prendere le decisioni. Oddio, almeno fateci attaccare da qualcuno, non lo so, qualcosa del genere. Tutti male. Fai mangiare Mary Jane, to, dagli a... Chi è Mary Jane? Lì. Ma no. No, così la dai a tutti. Ok, lo sto levando. Ci arriveremo al giorno 30, secondo me no. Che quanto hai fatto? In coin. Sono arrivato anche a 60, eccola lì, meno una. Vai. È morta Dolores. Non mi piace questo gioco. Se Ted muore abbiamo perso, quindi sei consapevole che l'hai mandato fuori con un mazzo di carte, vero? Ottimo, andiamo avanti. Timmy deve mangiare, stavolta direi di fidarsi di quello che dice. Giorno 28 beviamo pure. Ed è quasi finito tutto. Basta con sti banditi, non ci posso far nulla. Dov'è il babbo? Non ci posso credere. Guarda il lato positivo. Finché il babbo non muore, siamo vivi. Stavo per andare a dormire quando abbiamo sentito la bussare alla porta. Chi può essere a quest'ora? Magari il babbo. Ma io non lo so. Io no. Aprirei. Nel dubbio io forse aprirei. Tanto se muoiono i figli e poi torna il babbo, almeno lui c'è. Muoiono loro. Chi si è visto, si è visto. Non the end, non the end. Oh, porta. Oddio, Speck. Ma che cosa? Che cosa? C'è un calzino, ma è bello. Non me ne frega niente il figlio. C'è un medikit. Tim era molto malato e non potevamo aiutarlo. Forse se ne è reso conto e ha pensato che fosse meglio tenersi alla larga da dei genitori così irresponsabili. Ma la mamma è morta per terra. Vabbè, andiamo avanti. Qualcuno ci ha seguito. Oh mio Dio. Vabbè, due zuppe, due acque e un medikit. Questo sì che è veramente una manna dal cielo. Hanno fame, hanno sete e Ted ha bisogno del medico. Glielo diamo subito. Sì. Dobbiamo curarlo immediatamente. Mangiano e bevono tutti. Chi va fuori? Mary Jane. Vai, cara. Ora decido io, hai visto? Non le diamo. Vinciamo una bomba, eh. Non le diamo le carte. What the fuck? Non è successo. Cogliona. Hanno mangiato e bevuto nel giorno 30, quindi se lo possono scordare. Prepara la spedizione. I banditi ormai li ignoriamo. Tanto sono nel rifugio vicino. Fanno i rave, fanno quello che gli pare. Esatto. Ma ci lasciano stare più o meno. Scelgo io. Cosa? Il libro, non è ancora. Sì, potrebbe essere un'ottima idea. Non è ancora stato. Anche se con quegli occhi mi sa che legge la pagina 3 e la pagina 4 contemporaneamente. Però. Ma oggi tranquillo. Giorno di magra. Il colmo se vinci, te lo giuro, veramente. Il colmo 34. Abbiamo bevuto nel 30. Sì. E allora dagli da mangiare subito. Anche da bere, che non si sa mai. Vai, vai, tutti e due. Dobbiamo viziarlo. Altro messaggio. Taniche di benzina alla fermata dell'autobus. Non mi succederà la vita. Se vinciamo vola tutto. Mi stai distraendo. Scusa, mi dispiace. Tutto pronto. Le taniche sono sistemate. Noi siamo tornati a casa nel salvi. Beh, non è proprio casa. Speriamo che non sia la nostra dimora a lungo. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. L'ultima cosa che ci aspettavamo di sentire in un rifugio antiatomico era una tromba. Chi la suonava non solo non era un professionista, ma probabilmente non aveva mai sentito la tromba in vita sua. È arrivato con un amico che ha bussato alla porta chiedendo di far entrare gli allegri compari. No, io direi di no. Poi no. Se dopo un'esplosione atomica vuoi far entrare gente che suona le trombe per strada, dicono te. Piano. Non ci ferma nessuno. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Vai pure avanti. Timmy, dove sei? Dove sei? Timmy, torna via, nella... no, non è più. Oh mio Dio, eccoci. È impazzito. Sta impazzendo. Chissà che di Timmy non vedremo più neanche l'ombra. Gli do purtroppo. L'acqua. Dagli l'acqua. Niente cibo ancora. Cos'è quel rumore? C'è qualcuno qui sotto. Nulla. Non abbiamo né la torcia. Non me l'ha presa, cavolo. Per un pelo non me l'ha presa. Oddio, non ci credo. Ma non era Timmy quello fuori, era Mary Jane. Sì. Ha portato anche un bel po' d'acqua, se non sbaglio. Attraversare un tunnel stretto e buio non è mai un'ottima idea, specialmente se da esso provengono strani rumori. Due acque e un cloroformio, quello che è. Spedizione, è successa una cosa buona, perché tornando Mary Jane possiamo mandare Ted. Va bene. Senza problemi. Abbiamo troppo bisogno di roba. Di zuppe, roba simile. Di roba? Sì. Giorno 40. Non ci avrei mai scommesso, però. Lei è diventata strana. Ma anche lui. Prova a mandare con il libro dei giovani marmotte. Magari se ne intende. No, l'abbiamo usato ora. Però con no, lei. No, non lo riuso mai. Porto la radio. La radio non serve a nulla, piuttosto la mappa. Ma l'abbiamo già usata. Non c'è niente. Il veleno. No. La mappa. Mi permetto di interagire, grazie. Solo perché sei il mio ragazzo. No, questo è un problemissimo. Se lei muore, noi perdiamo. Dobbiamo tenerla in vita. È affamata. Dalle da mangiare. Anche se non dovremmo. No, non ha sete, non ha sete. No, dagli anche l'acqua. L'acqua non serve. È ancora viva. Resisti con tutti quei cerotti. Diamole il veleno. È piuttosto affamata e ha bisogno d'acqua. Perfetto, adesso vediamo. Vai. Acqua di nuovo cibo. Falla ingrassare come Hansel e Gretel che ce la mangiamo nel forno. C'è un incendio nel rifugio. Come hanno fatto? Salva la radio per cortesia. L'unico modo per salvarsi. Se prendiamo pure quella. Il resto delle cose non brucia. Questa cosa non l'ho mai capita. Abbiamo scoperto una valigetta fuori dall'uscio.
Ma tanto decidi tu, quindi l'hai presa. Per adesso la valigetta non era così tossica, forse. Una trappola esplosiva. Se non curiamo Mary Jane, chissà cosa le accadrà. Ve lo dico io, tirerà le cuoia. No. Incrocia le dita e spera che torni Ted. Dove caspita è l'esercito? Non ho parole. È morta. È morto Ted, è rimasta viva solo. Ha rotto pure la radio. E perché ci fa continuare? Ted alla folla dopo tempo, non ha ancora fatto ritorno. Abbiamo la sensazione che non tornerà più. Abbiamo perso, amore. Ted non è più tornato, è morto. Però mi spiegate, lei è ancora viva? Spiegateci il destino di Mary Jane. Con la malattia, le ferite, pazza, stanca e stremata. Morirà. Boh, magari si mangia il cadavere della mamma. È morto. Stracarino. Abbiamo perso anche questa volta. Grande 66. Ma hai mai vinto? Sì, una volta in passato, un paio di volte in passato. Cari amici, questo video di 60 Seconds termina qua. Ho mantenuto la mia promessa, quindi mi raccomando, diciamo di arrivare almeno a 50.000 pollicioni in su. Speriamo che vi sia piaciuto. Se è stato, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Io e la Marina vi salutiamo. Ci vediamo per il prossimo video. E ora vado a mangiarmi la torta di pollo. Come no? Sì, assolutamente sì. Lasciami! Non c'è il letto nel bunker, muoviti, in piedi! Nemmeno i dolci ci sono nel bunker. Nemmeno i dolci ci sono nel bunker.